Ok, allora le ho appena tirate fuori, come vedete sono strabucherellate, ma perché le ho bucate ancora. Sono passati solamente 12 minuti, ma sono già cotte, quindi davvero mi sa che ho fatto troppi buchi, sono cotte prima. Però ecco, la consistenza è più o meno questa, quindi sono davvero davvero cotte. Ora lascio che si raffreddino un pochino perché sono davvero davvero bollenti, e poi metto sul peperoncino e mi metto a mangiare, perché sono già le 12:20 e il pranzo di solito lo faccio tra le 12 e le 12:45 più o meno. In questo modo poi ho la merenda, non mi rimane tutto sullo stomaco e vado ad allenarmi verso le 5:30. Broccoli soliti e o pollo tartar, però direi pollo. Questi qui sono circa 180 grammi. Non vado troppo al grammo, non sono così tanto precisa, più che altro mi stresso molto meno in questo modo, e 20 grammi in più 20 grammi in meno non cambiano assolutamente niente, o meglio dipende, però per quelli che sono i miei obiettivi adesso diciamo che non devo salire sul palco, non devo stare al grammo di nulla. Quindi niente contato al grammo, broccoli, pollo che adesso metto in un piatto e non scaldo perché io lo preferisco freddo, non so perché mi piace un sacco freddo da frigo. Patate col peperoncino e poi metterò un po' di olio e sale sulle patate, circa 10 grammi. Quindi ecco, questo è il mio pranzo, noi ci vediamo nella prossima clip perché adesso assemblo il tutto e mangio. Solite lezioni di trading quando mangio, ormai guardo sempre o le lezioni o qualche video YouTube interessante sempre riguardante questo ambito. Allora, sono bianchissima in questa clip, però fa niente. Comunque, adesso vi volevo dare qualche consiglio da parte mia, perché in tanti mi scrivete spesso su Instagram riguardo al voler aprire un canale YouTube, una pagina Instagram, oppure anche un canale TikTok. Diciamo che mi fate spesso domande del tipo: tu come hai fatto a superare questa insicurezza, a fregartene del giudizio degli altri? Perché io non ce la faccio, ok? Tralasciando il fatto che il non ce la faccio nel mio vocabolario l'ho praticamente rimosso da quando ho tolto l'R moscia da sola in casa seguendo un tutorial su internet, diciamo che mi sono detta che nella vita posso fare tutto. A parte questo, io vi parlo da ex persona più timida del mondo, davvero non vi sto dicendo una cagata, passatemi il termine. Avevo l'ansia anche a chiamare una pizzeria, in realtà questa cosa ce l'ho anche adesso a volte, però avevo sempre l'ansia quando parlavo con le persone nuove, diciamo, quando mi approcciavo a qualcuno che non conoscevo bene o che comunque magari conoscevo solo di vista. Figuriamoci ad espormi sui social. Diciamo che non ho mai avuto problemi con le storie di Instagram perché l'ho sempre vista come una cosa normale, quindi lo facevano tutti. Diciamo che non avevo tanti problemi con YouTube. All'inizio, qualche mese prima di aprire il canale, dicevo: cavolo, ma magari mi prendono in giro, magari non sono capace, magari le persone che ho a fianco si staccano da me perché, che ne so, per qualsiasi tipo di giudizio, ecco. In realtà quello che vi posso dire è che è più semplice di quanto si pensi. La mia preoccupazione più grande in realtà non erano gli altri, perché in realtà del pensiero degli altri me ne è sempre fregato poco, o meglio, mi è sempre fregato, ma poi riflettendoci su l'ho sempre messo sotto alle scarpe, del tipo non mi interessa, io faccio di testa mia. Quindi quello è un problema che sì, si poneva all'inizio ma poi spariva. Il mio problema era il montaggio dei video, perché io avevo paura di fare una brutta figura, più che altro perché non sapevo editare i video, non sapevo nemmeno accendere un computer fino a 2 anni fa, quindi diciamo che la mia preoccupazione iniziale era quella. Quello che vi posso dire per superare il giudizio degli altri è che gli altri non sono lì a guardare voi. Se lo fanno è perché sono interessati, e se lo fanno perché non sono interessati e vogliono soltanto screditarvi, giudicarvi, insomma prendervi un po' in giro, sono semplicemente frustrati, e delle persone così sicuramente non le volete di fianco. Quindi se sono persone vicine a voi, bene, è molto meglio che si stacchino. Se invece sono persone lontane, comunque magari conoscenti, ma di cui non vi frega nulla perché non ci parlate mai, eccetera, appunto, perché ve ne dovrebbe fregare qualcosa? Voi fatevi sempre questa domanda: io perché mi devo precludere un'opportunità del genere, ma una qualsiasi tipo di opportunità? Quindi aprire un business, come è stato nel mio caso appunto a settembre, aprire un canale YouTube che comunque ti può portare delle entrate, ti può portare a una serie di cose che davvero non immaginate neanche. A me il canale YouTube ha aperto un mondo, sono cresciuta io in primis e poi ovviamente sono nate varie opportunità da questo. Però davvero, perché precludersi qualcosa
qualcosa di così grande per il giudizio di qualcuno di cui non ci frega niente, oppure il giudizio di qualcuno che è a fianco a noi ma che non ci vuole bene davvero, perché alla fine se una persona ci tiene a noi, vuole il nostro bene, vuole il nostro successo, e fidatevi che di persone che vogliono il vostro successo ce ne sono veramente poche a fianco a voi, al contrario di quanto possiate pensare, vi staranno a fianco lo stesso. Quindi anche se fate schifo a montare video, anche se non siete capaci a parlare davanti a una videocamera, se siete gli youtuber, i creator più scarsi del mondo, se delle persone vi vogliono veramente bene, vi stanno di fianco. E se delle persone non vi vogliono bene, vi screditano, cosa ve ne può fregare? Insomma, non vi precludete un'opportunità per l'opinione di qualcun altro. Mettetevi voi al primo posto, in primis. E anche se all'inizio vi sentite scarsi, vi sentite fuori luogo, perché magari non sapete parlare davanti a una videocamera, non siete abituati, siete un po' inceppati, non sapete montare un video nel migliore dei modi, sbagliate tante cose, continuate a sbagliare, perché alla fine continuare a sbagliare, correggere il vostro errore e imparare da quello vi farà crescere tantissimo, non solo nel montaggio dei video, non solo nel parlare davanti a una videocamera, che serve comunque nella vita di tutti i giorni, perché vi sblocca, almeno a me ha aiutato tantissimo a sbloccarmi, a parlare con le persone, ad approcciare, che soprattutto nel business che porto avanti adesso serve veramente veramente tanto, ma soprattutto vi fa crescere come persona, perché imparerete a sbattervene del giudizio altrui, di quello che pensano le persone. Non ti piaccio? Cosa me ne frega? Non guardarmi, non seguirmi, non venire a giudicarmi comunque davanti a me, giudicami con i tuoi amici, così almeno non fai perdere tempo a me, tu parli a vanvera, tanto a me entra e esce. Insomma, serve veramente tanto, voi continuate a sbatterci la testa, aprite questo canale YouTube, aprite questo podcast, fate questo passettino in più e imparate nel corso del tempo, perché se aspettate sempre il momento giusto, quando imparerò a fare questo, quando arriverà l'occasione, l'occasione non arriva, l'occasione la crei tu in quel momento lì. Quindi davvero, se hai anche una minima intenzione di intraprendere una strada del genere, comunque affiancarla magari a quella che è la tua professione, se sei uno psicologo, vuoi aprire una pagina Instagram sulla psicologia, fallo. Vuoi aprire un canale YouTube perché sei un nutrizionista e vuoi portare qualche contenuto utile alle persone, fallo. Vuoi fare dei balletti a caso perché hai intenzione di diventare famoso a casissimo su TikTok, fallo. Non focalizzarti su quello che pensa la gente, perché tanto anche se le persone che conosci in questo momento e che sono a fianco a te, tra virgolette in questo momento, non ti stanno veramente a fianco perché non ti supportano, nel corso del tempo ne conoscerai tantissime altre che magari fanno la tua stessa professione, la pensano come te, ti conoscono grazie a quel canale social e nasce veramente un'amicizia straordinaria. Io in primis ho vissuto delle cose del genere, quindi vi parlo per esperienza personale. Voi fatelo, assolutamente. Il primo passo è proprio aprire il canale, aprire il profilo. Io ho messo il primo video su YouTube dopo praticamente 10 ore di editing. Mi ricordo che ero tutta un po' incerta perché ero preoccupata per l'editing in sé del video, non per il giudizio degli altri, e me ne sono uscita su una storia Instagram con la locandina, la copertina del canale YouTube e del nuovo video, e mi ricordo che ci sono state un sacco di risposte alla storia del tipo: ma come, hai aperto un canale? Cosa hai fatto? Cos'è questa cosa? Figata. Qualcuno che all'inizio faceva le battutine, che adesso non le fa più, magari sì, le fa ancora, ma in realtà non le pensa veramente quelle cose. Insomma, non l'avevo detto a nessuno, semplicemente l'avevo aperto, mi ero buttata e ho detto: da lì in poi io continuo questo canale nonostante tutto. Quindi imparo man mano a montare i video, imparo man mano a essere più sciolta davanti alla videocamera. Il primo video veramente era bruttissimo, cioè contenuto non era neanche così male, ma vedermi veramente mi viene da mettermi le mani nei capelli. Però è uno step che va superato, quindi va vissuto, va superato, bisogna migliorarsi ogni volta che si pubblica un video. E davvero, se riguardo quel video, da una parte penso: oddio, che cos'è quella roba? Dall'altra penso: grande sere che hai aperto il canale nonostante tutto quello che avresti potuto pensare. Detto questo, io concludo qui questo video perché è già abbastanza lungo. Nel prossimo video vedrete un grandissimo unboxing di Foodspring, perché davvero mi è arrivata un sacco di roba, devo unboxarla tutta, ma vi dico solo che è tornata la crema proteica al caramello e stavolta è fissa sul sito, quindi non sparirà più, sarà lì sempre, quindi davvero sono contentissima perché è la mia crema preferita in assoluto. E se non l'avete ancora provata, fatelo, mi raccomando, perché non ho mai mangiato una crema proteica così buona, non sto scherzando, provate per credere. Comunque ora devo andare ad allenarmi pre-workout, io prendo il solito Energy Aminos gusto maracuja, perché ormai prendo solo questo gusto da
trovato che è il mio preferito. Anche il gusto mela non è male, però questo non lo batte nessuno. E poi prendo anche questi qui, che sono i Cocoa Flavonols. Questi praticamente io li prendo al posto del cioccolato fondente. Io prima pre-workout prendevo sempre del cioccolato extra fondente, invece di prendere proprio il cacao in sé, la pasta di cacao. I vari benefici ve li ho già detti su Instagram, non sto a ripeterveli, comunque sono nelle storie in evidenza, li trovate lì nella cartella preferiti di Foodspring. Quindi niente, questo è il mio pre-workout. Adesso scappo a vestirmi e poi appunto ad allenarmi, che oggi ho gambe. Non vi porto nel mio allenamento purtroppo, perché appunto andrò tardi, perché sono già praticamente le 5 passate e ci sarà pieno di gente, quindi vi farò vedere soltanto la cena. Adesso, prima della chiusura, vi lascio appunto a quello che ho mangiato per cena e dopodiché ci salutiamo. Bene ragazzi, allora questa è stata la mia cena. Come vedete le patate ormai sono sempre presenti, perché sono la mia nuova fissa con la F maiuscola. Le mangio sempre con dell'olio evo, del sale e del peperoncino, tanto peperoncino. Qui vedete delle zucchine e appunto delle uova. Ne ho mangiate tre perché mi mancava qualche grasso in più, però diciamo che questa è stata la mia cena. Troppo buona, molto semplice, ma troppo troppo buona. Mi piace un sacco. Siamo giunti alla conclusione di questo video, perché è già abbastanza lungo. Vi ricordo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché so che non l'avete ancora fatto. E guardate i miei video senza essere iscritti, soprattutto per supportarmi, dato che sono tornata attiva, o almeno sto tornando attiva regolarmente da praticamente questa settimana. Mi raccomando, iscrivetevi. Lasciatemi giù nei commenti tutto ciò che vorreste vedere nei prossimi video, mi raccomando, anche se ho già una marea di idee e me ne avete data anche qualcuna su Instagram nelle storie. Io vi ricordo appunto di seguirmi su Instagram, perché lì posto un sacco di cose in più, quindi mi raccomando, trovate il mio profilo qui sotto e trovate anche il mio profilo TikTok, perché anche lì sono molto molto attiva ultimamente. Ultimissima cosa ma non meno importante, vi ricordo che se volete fare un qualsiasi acquisto sul sito di Foodspring, quindi l'azienda di integrazione di alimentazione sana che supporta il mio canale e il mio lavoro ormai da più di 2 anni, anzi da quasi 2 anni, vi ricordo che appunto avete il mio codice sconto, che è SerenaFSG, ve lo lascio qui sotto, con il quale oltre a supportarmi un pochettino, quindi vi ringrazio veramente tanto, avrete sempre il massimo degli sconti aggiornati sul sito. Quindi il codice lo trovate qua, è sempre lo stesso. E basta, io vado a farmi il pre-workout perché sto registrando la chiusura prima di andare ad allenarmi. Quindi abbiamo fatto un salto indietro nel tempo. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo nel prossimo video.